Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Il video di oggi è un video super extra richiesto, vale a dire come io risparmio comprando libri. Prima di cominciare, giù nell'info box trovate tutti i miei link ai social network, anche quello dell'affiliazione Amazon, dove comprando da là io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cincischiare oltre, direi di cominciare. In realtà io non compro mai libri a prezzo pieno, generalmente riesco a risparmiare tanto sui libri, partendo da un 15% in meno rispetto al prezzo di copertina, fino ad arrivare a pagarli gratis. Le tecniche che uso per risparmiare, quindi per tentare di non pagare i libri a prezzo pieno, sono tante, sono diverse tra di loro e quindi adesso ne parliamo. La prima tecnica, nonché forse la più scontata, è andare nei mercatini dell'usato. E non mi sto riferendo soltanto ai mercatini fisici, perché per quelli ci vuole una gran fortuna. Nei mercatini dell'usato fisici è raro che io trovi qualcosa. Per la maggior parte delle volte trovo magari nelle bancarelle che vendono libri a 1 euro, lì infatti ho preso ad esempio a volte Ritornano di Stephen King, oppure spulciando un po' proprio nei negozi dell'usato riesco a trovare dei bei libri, se hanno una sezione da lettura abbastanza proficua. Tutt'altra storia invece il mercatino fisico online, vale a dire io utilizzo tantissimo i gruppi Facebook. Ce ne sono davvero tantissimi, magari ve ne lascio giù linkato qualcuno, perché sono effettivamente i posti in cui ho fatto più affari. E in sostanza sono arrivata a pagare i libri ad esempio 3 euro, quindi comunque già in quel modo è un bellissimo e grandissimo risparmio. Naturalmente il vantaggio dei mercatini online è lo stesso dei mercatini fisici, così come lo svantaggio. Si possono trovare libri che ci piacciono, ma anche libri che non ci piacciono. E naturalmente il vantaggio è che tu li puoi spulciare tramite le foto che postano gli utenti, scegliere il libro e a quel punto metterti d'accordo con il venditore e decidere di comprarlo. Altro modo in cui io risparmio riguardante i libri sono gli scambi. Su Facebook, così come anche ad esempio su Acciobooks, ci sono degli utenti che scambiano i propri libri e in cambio di un libro vostro loro ne cedono uno a voi. Ovviamente lo scambio si fa soltanto se entrambe le parti ritrovano nell'elenco della persona con cui stanno parlando un libro che gli interessa. Io in questo modo ho effettivamente trovato dei libri che non speravo più di trovare. Ho anche scoperto delle nuove letture, quindi nel corso degli anni sono forse 4 anni che scambio e ho rimpolpato molto la mia libreria, scambiando naturalmente titoli che non mi interessava più avere, o perché non mi erano piaciuti, oppure perché semplicemente non li avrei letti. Prima ho parlato del meno 15% ed il motivo per cui io non compro mai a prezzo pieno è che ho due metodi in sostanza per comprare libri nuovi, non a prezzo pieno. Vale a dire il 15% in libreria. Sembra una cosa scontata, ma non tutti la fanno. La Feltrinelli, ad esempio, mette a disposizione un meno 15% per i loro tesserati sui libri novità. I libri novità hanno appunto questo meno 15% fino ai 30 giorni dopo l'uscita. Altro metodo con cui risparmio abbastanza comprando dunque libri, anche se in realtà questa volta non è comprandoli, è vendendo i miei. Vendendo i miei libri, so che è una cosa orribile da dire, so che tantissimi non riescono a farlo, però io purtroppo sono costretta perché avendo 7 librerie in casa, se ci sono dei libri che non mi piacciono, devo comunque venderli. Quindi, vendendo i miei libri, io riesco innanzitutto a liberare spazio, in secondo luogo a guadagnare qualche soldino che poi utilizzo per comprare nuovi libri. Quindi è un circolo vizioso. Altro metodo, forse scontato, ma non utilizzato da tutti, è Libraccio. Io compro moltissimo da Libraccio. Per la maggior parte delle volte i titoli che mi sono arrivati in buonissime condizioni. Io compro soltanto usato da Libraccio. Casomai vi lascio su nell'info box, anzi su nelle schede oppure giù nell'info box il link al mio video su Libraccio, perché a questo punto penso di averlo pubblicato. E quindi sì, su Libraccio utilizzo molto spesso codici sconto per la spedizione gratuita che trovo online oppure che trovo all'interno di altri pacchi Libraccio. E quindi riesco a risparmiare, i libri sono sempre venduti a metà del prezzo copertina e arrivano, sì, effettivamente per la maggior parte delle volte in buone condizioni, quindi lo trovo un buon metodo per risparmiare. E a questo punto arriviamo ai miei due top metodi per risparmiare, uno riguarda Amazon e uno riguarda un'app che uso. Dunque, per quanto riguarda Amazon, non so se tutti quanti lo sapete, ho capito che non tutti lo sanno, ma Amazon ha una sezione chiamata Amazon Warehouse, dove
rivende a prezzo maggiorato i libri che gli sono stati resi. Comprare un libro da là è un rischio, dal momento che, appunto, essendo libri resi, si possono trovare libri che hanno una minima imperfezione, dunque resi da persone che vogliono libri in perfettissime condizioni, oppure si possono trovare effettivamente libri mal ridotti. Io su Amazon Warehouse ho comprato più volte nel corso degli ultimi anni e devo ammettere di essermi trovata sempre bene, non ho avuto grandi problemi. Per accedere ad Amazon Warehouse diciamo che ci sono due metodi, ma neanche. C'è direttamente la sezione all'interno delle categorie di Amazon, oppure potete fare come faccio io. Io ho una wishlist su Amazon, tra l'altro è linkata all'interno del mio profilo Instagram, e all'interno di questa wishlist ovviamente ci sono i prezzi dei libri. Al di sotto però dei prezzi dei libri generalmente c'è scritto nuovo o usato a partire da. Se il prezzo di questa riga coincide con il prezzo effettivo del libro, ovviamente io non guardo neanche, perché vuol dire che il libro è venduto ad un minimo che è il prezzo di Amazon. Ma se quella dicitura riporta un prezzo molto più basso rispetto al prezzo di Amazon, allora ci guardo sempre. E per la maggior parte delle volte mi va bene, perché sono libri che o vengono venduti da warehouse oppure vengono venduti da terzi usati, però in buone condizioni. In questo modo io ho comprato da Amazon Warehouse vero e proprio libri come Stalking Jack the Ripper. Come potete vedere il libro è nuovo, eppure veniva da Amazon Warehouse. Il libro però è assolutamente nuovo. Questo qua veniva a 14 euro se non sbaglio e il prezzo su Amazon Warehouse era 6. Ho anche però in questo modo comprato sempre su Amazon da venditori terzi che vendevano libri usati, e questo è il caso di Aquar, che ho preso proprio la volta scorsa e che, pur essendo usato, come potete vedere è nuovo. L'unico problema è che qui è un po' ammaccato. Questo genere di problemi, diciamo, al libro, quindi ammaccature oppure piccole pieghette, io le accetto di buon grado, dato che posso pagare un libro la metà del prezzo. Ad esempio nel caso di Aquar io ho pagato 4 euro, un libro che ne costava 14, quindi il risparmio è enorme. Se posso, dato quanti libri compro, risparmio. E a questo punto arriviamo all'ultimo mio consiglio, nonché il pezzo forte, quello per cui molto spesso compro libri gratis, quindi non li pago. Vale a dire l'app che utilizzo per ottenere buoni Amazon, vale a dire Friends. Friends è un'app che ha dei crediti che poi possono essere convertiti in buoni Amazon, e questi crediti vengono ottenuti facendo delle foto. In pratica ogni campagna ha delle regole da rispettare, ad esempio fotografa qualcosa di arancione, e di conseguenza bisogna fotografare qualcosa in base alle regole, appunto nel caso di fotografa qualcosa di arancione, fotografare un qualsiasi oggetto o una persona che indossa magari una maglia arancione o una candela arancione, un libro arancione e così via. Le campagne possono essere su Facebook o su Instagram, ma possono essere anche campagne invisibili, quindi che non usciranno sui vostri social. Dopo aver scattato la foto basta semplicemente caricarla nell'app e nel momento in cui vi viene accettata vi daranno i crediti. Arrivati ad un tot di crediti, arrivate ai buoni Amazon. Generalmente faccio tutte le campagne, a meno che sono campagne per cui non ho gli oggetti per cui si richiede appunto la foto, però per il resto io effettivamente faccio tutte le campagne per riuscire ad accumulare buoni Amazon il più presto possibile. Ed in questo modo, quindi accumulando sempre buoni Amazon, riesco a non pagare i libri che compro, dato che io su Amazon in pratica compro soltanto libri. Vi lascio giù nell'info box il mio codice amico, o magari ve lo metto anche nel video. Fatto sta che questi qua sono gli unici modi con cui io risparmio sui libri. Vi posso assicurare che in questo modo si risparmia tanto, soprattutto comprando libri usati e poi ottenendo buoni Amazon tramite le app. Sono ormai anni che faccio così, perché appunto comprando tanti libri la spesa sarebbe davvero esosa senza un piccolo aiuto. Quindi niente. A questo punto il video è finito, fatemi sapere se voi utilizzate dei metodi per risparmiare, fatemi sapere se utilizzerete uno dei miei e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!